Io ringrazio chi come voi sta dando questa disponibilità, questa opportunità per far arrivare un grido di speranza ma anche di dolore. Noi ad oggi non sappiamo come continueremo l'anno scolastico. Abbiamo scritto anzitempo alla regione, all'ufficio scolastico regionale, al dottor Tortolano per chiedere risposte. Le risposte non sono arrivate, non sono arrivate nemmeno sabato. C'è stato un lungo consiglio che non ha prodotto quelle risposte che ci aspettavamo, c'è stato l'intervento anche della politica nazionale, ma ancora a tutt'oggi noi non sappiamo dove portare i bambini. Il problema sarà, come già anticipato, di ricaduta sulle famiglie. Le famiglie hanno bisogno di sapere dal 2 dove andremo e soprattutto quali saranno quei criteri di sicurezza che lo Stato ci deve garantire. Se a quella data non dovessero arrivare risposte certe, congrue, noi ci affideremo alla legge, unico strumento di democrazia in Italia. Altro non possiamo prospettare. Abbiamo proposto soluzioni con IMEC, container, altro, ma oltre a pungolare, che questo è il nostro compito, non possiamo noi trovare soluzioni. Il decisore è sempre il politico e ci aspettiamo delle risposte. Questa amministrazione speriamo che in questa settimana trovi delle soluzioni, noi siamo aperti al dialogo, al confronto, ma ricordiamoci che stiamo parlando di ripresa e la ripresa emotiva, formativa di questi ragazzi che per 2 anni hanno sofferto, come tutti quanti noi abbiamo sofferto, ci sembra almeno alquanto il tentativo di portare alla conclusione dell'anno scolastico. Noi lo chiediamo fortemente, poi a giugno ci sarà la possibilità, loro devono trovare soluzioni diverse, ma quantomeno si trovino energie per portare a fine giugno l'anno scolastico. Io vi ringrazio nuovamente e attendiamo adesso informazioni utili a rendere anche il clima più distensivo. Noi stiamo qui per collaborare. Grazie mille.